So what is your impression about today? Today's workshop? Yeah. I think it's very interesting. Also your part and part of Joseph and Michaela. And I'm really impressed that I've never heard about it before in another European capital of culture, that that the relation between citizens and tourists should become part of the program. Mm-hmm. So I'm really impressed. Okay. Thanks a lot for that. I'm very proud and happy about this this statement, because yes, we don't make any difference between tourists and locals. Yeah. So we treat as temporary or permanent. And it is also related to the notion of mobility, because you can live in three or four different cities. That's why. Yeah. And it's also a bit the same idea we had when we founded Cap Cult. So why only all the informations are for the locals, yeah, but we want the tourists come to the city, yeah, so we have to care about them as well. Yeah. And if they care about each other, yeah, that's perfect. Yeah, because I also was impressed that the questions that tourists put are more or less the same questions that also locals put, yeah, about the yeah, program. Yeah. Yeah. And what about your would you like to say something about your experience with relations to the ECOC and to Well, I've got the in the last more than 10 years I made a lot of experience with the ECOCs, and since ever I'm working on this field. I had the impression that tourists are so important for, mm-hmm, the European Capital of Culture, just because also to be promoted into or out to Europe. Mm-hmm. But anybody cares about the tourists who are coming to the city, and that's a big aim of Cap Cult, of my company I'm having together with my colleague Karina Kurta. That people come from abroad to a European capital of culture, feel home, feel welcome, mm-hmm, understand the program, understand the projects, and understand the concept of European capital of culture and why this title is so important for a city. Giunti a questo secondo appuntamento di Build Up per i Makers e i Linkers, e oggi abbiamo fatto un affondo su quella che è l'area cultura, ovvero come all'interno dell'area cultura sia i makers che i linkers potranno essere effettivamente protagonisti. In primis ovviamente abbiamo illustrato quello che è l'organigramma, la struttura della compagine, ma per noi è stato fortemente utile iniziare ad approcciare quelli che sono stati in primis i valori che hanno caratterizzato il dossier, anche perché, come dire, a volte riuscire ad ottenere successo lo si può fare non soltanto con le competenze, ma soprattutto anche, come dire, con una direzione chiara, con degli obiettivi chiari. Quindi abbiamo affrontato il tema dei valori del dossier e poi siamo passati dai valori del dossier a quelli che poi sono stati invece i valori, le tecniche, le modalità che abbiamo utilizzato nel processo di co-creazione, un processo di co-creazione che abbiamo sperimentato con i project leader e che continueremo anche con i makers e linkers a portare avanti. Altro elemento, è stata fatta un overview su quello che è il programma culturale, quindi, come dire, focalizzare il 50% del programma culturale che è stato già annunciato, che vede la scena creativa lucana protagonista, e l'altro 50% del programma che è in via di definizione, quindi quei progetti che in questo momento vedono già degli accordi chiusi con artisti, creativi e istituzioni culturali italiane e straniere, in modo tale che i makers e i linkers possano già iniziare a entrare nel vivo di questa drammaturgia, di questa grande drammaturgia che sarà il programma culturale di Matera 2019. In particolar modo diversificare il momento che stiamo vivendo nel 2018, che è un momento legato alla produzione, mentre il 2019 sarà appunto un momento di apertura e quindi di condivisione con i pubblici e quindi con la partecipazione diretta
crescita e il protagonismo dei cittadini i vari progetti culturali. Oggi, insieme ed in collaborazione con Matera Hub, cercheremo anche di iniziare a fornire i primi tool, cioè quegli strumenti che potranno essere utili proprio nella fluidificazione dei processi di lavoro. Quindi una piccola cassetta degli attrezzi che man mano stiamo cercando di costruire al fine di avere un alfabeto comune, strumenti comuni per raggiungere al massimo delle nostre possibilità obiettivi comuni. E quello che ci aspetta con Matera 2019 non è un festival, come dice la manager culturale Ariane Bier, non è un evento, ma è una situazione molto più complessa, intrigante, ma complessa. E quindi oggi con Matera abbiamo provato a spiegare ai makers e ai linkers qual è il loro ruolo importantissimo di facilitatori, intermediari, perché tutta questa enorme macchina che sarà Matera 2019, appuntamenti di vario genere, coproduzioni, diventa in qualche modo una macchina onoliata, come direbbe un meccanico, no? È un'organizzazione che comunica, che si sa comunicare esternamente e internamente, che coinvolge e che quindi fa in modo che Matera 2019 appaia a livello locale, nazionale ed europeo come un momento indimenticabile da ricordare, momenti che ispirano, eventi importanti che fanno da scuola anche per le organizzazioni del territorio, come ad esempio sono i project leader, ma anche per le persone che lavoreranno e saranno coinvolte in questi grandi eventi, ma anche per il territorio stesso, le imprese, soprattutto il comparto turistico, immagino tutto il settore del turismo culturale di Matera, quanto può trarre di vantaggio nel 2018, nel 2019 e secondo me anche un proseguo nel 2020. L'importanza della sicurezza, di parlare di sicurezza per profili professionali come quelli di oggi è assolutamente strategica e fondamentale. Quei profili che devono in qualche modo riuscire a progettare, produrre, magari anche controllare, supportare dei progetti importanti di realizzazione di eventi di pubblico spettacolo o di manifestazioni con presenza di pubblico che si voglia, che in assenza di particolari attenzioni per in materia di sicurezza non possono senz'altro produrre delle buone attività. In particolare ho notato una grande professionalità da parte dei partecipanti, molti di loro sono entrati immediatamente subito sulle tematiche che abbiamo affrontato, ho notato anche una particolare attenzione a queste problematiche, taluni addirittura introducendo delle dinamiche del loro vissuto lavorativo e senz'altro potranno essere utili per la fondazione. La fondazione fa bene quindi a garantire lo sviluppo della cultura della sicurezza anche per mezzo di questi incontri, che non saranno i primi, non saranno gli ultimi, ma sono senz'altro tali da garantire che tematiche di questo tipo possano in qualche modo sviluppare delle modalità di lavoro sicure, oltre che in linea con gli obiettivi posti dalla fondazione. Sono Enrico Giannone e sono proprietario nonché amministratore della Kick Agency, una società che si occupa di produzione di eventi. Per l'80% facciamo eventi musicali, ma anche diciamo eventi aziendali, sportivi, comunque diciamo eventi di intrattenimento, e operiamo su Roma, ma principalmente, ma anche in tutta Italia. Quindi il mio compito è quello di assolvere a quella che è la, diciamo, la committenza che ingaggia la mia struttura per creare tutto quello che serve per un evento. Allora, facendo un esempio, il tot artista che è stato fissato in una determinata location, io mi devo occupare di far succedere lo spettacolo, quindi tutto riguarda audio, luci, palco, sicurezza, camerini, eccetera, eccetera. I ragazzi hanno necessità di imparare per quanto riguarda l'aspetto appunto di produzione e il tema che abbiamo affrontato oggi di sicurezza, per far sì che i loro progetti non abbiano solo una valenza, diciamo, artistica, quindi prettamente di idea da realizzare, ma appunto poi quella parte pragmatica e di realtà che permette ai loro sogni, se non di essere dimensionati, ma di essere fattibili fondamentalmente. Questa è la seconda giornata del secondo workshop che facciamo nel programma Build Up. Cosa si sta facendo appunto per Matera 2019? Da una parte vorrei parlare di quanto sono interessanti i confronti che stiamo avendo con i relatori, le persone che vengono a parlare con noi. Abbiamo punti di vista nazionali e internazionali, ma tutti fatti bene, precisi, di contenuto, di senso, quindi è molto rinvigorente come confronto. C'è molto entusiasmo, ma appunto grande curiosità per capire come poter contribuire a questo processo di costruzione.
promozione. È un processo che comunque ci porterà ad aiutare i processi culturali e la divulgazione degli eventi e tutto quello che concerne il coinvolgimento dei pubblici. Dall'altra, la cosa stupenda è il gruppo di ragazzi che è stato selezionato, perché sono tutti molto molto competenti. È un'occasione per conoscere persone con diversi tipi di esperienze, quindi anche la chiacchiera, l'incontro, il ritorno assieme in macchina, sono tutti dei momenti molto importanti di confronto su quello che si può fare oggi come professionisti del settore culturale per il territorio. Spero di poter contribuire attivamente allo sviluppo della mia città. Creare questa sinfonia in un certo senso che abbia una coerenza a partire da adesso fino ad arrivare a 2019 e per poter continuare e lasciare un'eredità anche appunto agli altri, sviluppata anche successivamente. Ho partecipato a questo progetto di Build Up per poter portare anche la mia expertise. Spero di dare anche io il mio contributo. Sono molto contento di far parte di questo team. Se radici si stanno muovendo e sono diventato qualcosa di interessante. Questa Matera 2019 mi incanta.